Salve ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Total Brain TV. Oggi faremo un'altra reaction. Come potete vedere sono praticamente in pigiama, essendo che è il 1° gennaio e io sono a casa, come probabilmente tutti noi. Guardando tra i trailer delle cose che usciranno, il mio occhio è caduto sul trailer del Principe Cerca Moglie 2, chiamato anche il Principe Cerca Figlio. Avevo sentito dei rumori in proposito, ma effettivamente Amazon Video deciso di proporci questo trailer, quindi uscirà su questa piattaforma. Posso non farci una reaction, visto che è uno dei film della mia infanzia? Ebbene no, ma prima, sigla! Bene, quindi armati del nostro fedele Mac, andremo a fare la reaction. Un po' l'ansia su questa reaction, perché è un film, come ho detto prima, della mia infanzia, che ovviamente ho amato ed è il classico film che si guarda sempre quando c'è, come, non lo so, Una poltrona per due, col mitico Eddie Murphy. E quindi quando rifanno questi sequel ho sempre paura che sia un prodotto di bassa qualità tirato per i capelli, o una puttanata pazzesca come Ghostbusters del 2016. Ma ora andiamo. Prime Video. Ascolta le mie parole prima che me ne vada, figlio mio. Riprese bellissime, ovviamente la qualità. Ora tu sarai il re. Quindi sarà il re lui. Vabbè, cazzo, doveva essere il re già da. Il trono deve passare a un erede maschio. Hakim, sembra. Hakim. Che tu abbia. No, non ho preso l'attore originale. Li amo quando fanno queste cose. Torniamo subito in America. Oh, col cavolo, vostra maestà! Anche questo. Cioè, d'oro, Jet. Di Marti. Così Snipes. Sono i re del salone. Oh, anche questi qua. Dai, che sono sempre loro, giusto? Così bello vedervi. Beh, che mi prenda un colpo, guarda chi è capitato qui. Ehi, sono Gunta Kinti e Bua. Fame e diamanti sporchi. Nelson Mandela e Whitney. I bambini affamati con le mosche in faccia. Ehi, oh, non esagerare, hai passato il limite ora. Non diciamo queste cose sui bambini affamati. Alzati dalla mia poltrona. Politicamente scorretto. Allora, che ci fai di nuovo qui? Gag un po' invecchiate. Ah, non lo so ragazzi, non lo so. Non so cosa dirvi. Il trailer non dice niente. Ti butta gli attori, quell'effetto nostalgia degli attori originali, dei personaggi originali, ma non dice niente la trama. Cioè, sì, vagamente, lui deve tornare negli Stati Uniti perché per il figlio, quello che è, ma io spero per Amazon che non mi rovini in un classico. Parto già deluso. Non mi piace questa cosa. Vabbè, come al solito, essendo io che ho un occhio critico, gli darò una possibilità. Questo è tutto per questa reaction, spero vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta mettete mi piace, iscrivetevi al canale, commentate, premete sulla campanellina per sapere quando esce il prossimo video. E al prossimo video!